Secondo concetto. Il giorno di Yahweh non arriva mai senza essere in qualche maniera pre-esperimentato dall'umanità. Il giorno di Yahweh non sappiamo quando arriva. Però quella grande esperienza è sempre anticipata da piccole esperienze. Per cui l'umanità non arriverà impreparata in quel giorno. Ci sarà sempre un qualche cosa prima che li farà toccare con mano, li farà intuire che cos'è il giorno di Yahweh. Gioele prende come modello catechistico l'invasione di queste cavallette. Cosa fanno le cavallette? È vero che distruggono il raccolto. È vero. Arrivano e ti mangiano tutto il grano, tutto. Sembrano istruite, sembrano andate a scuola, vanno nella spiga e tirano fuori il granello e si mangiano quello. Il resto semplicemente lo distruggono e lo lasciano per terra. Però cosa succede? Che il guano, chiamiamolo così, delle cavallette e questa distruzione del mondo vegetale crea un humus enormemente fecondante per il raccolto successivo. Per cui sì, è vero che le cavallette sono una piaga per cui voi quell'anno non mangiate. Ma se riuscite a riseminare il campo, l'anno successivo i frutti di questo campo saranno enormemente più grandi dei frutti distrutti dalle cavallette. Questo è un dato. E Gioele prende questa esperienza umana come punto, diciamo così, di partenza, che la gente conosce molto bene, che purtroppo sperimenta nella sua pelle, e dice: questo è una specie di segno del giorno di Yahweh. Per cui avete sofferto? Sì. Tutto sommato siamo sopravvissuti, sì. Adesso abbiamo un raccolto formidabile, sì. Bene, tenete presente che il giorno di Yahweh è questo. Prima ti fa soffrire, perché distrugge, però poi ti dà un compenso che tu neanche non te l'aspetti. Ora, questo meccanismo nella profezia di Gioele è importante, perché innesta nella riflessione religiosa questo dato: non esiste niente di futuro che tu in qualche maniera non possa pregustare nella tua esperienza umana. E per il momento ci fermiamo qui. Proviamo a vedere come Gesù adopera questo tipo di mens che è presente nel libro di Gioele. Partiamo da questo elemento. Gesù fa i miracoli. E nel Vangelo di Giovanni, soprattutto, Gesù si incavola fortemente con questa gente che lo segue, perché lui fa i miracoli. E a un lettore cristiano medio, questa arrabbiatura di Gesù sembra qualcosa di non comprensibile. Scusa, tu fai i miracoli. Perché non vuoi essere seguito? E Gesù lo spiega. Dice: voi mi seguite non perché avete visto un segno, ma perché avete mangiato. Parla in questo caso del miracolo dei pani e dei pesci del capitolo sesto. È tremendo il discorso di Gesù. Perché? È vero. 5 pani, 2 pesci, sfamare 5.000 persone, beh, non è una cosa di tutti i giorni, è un vero e proprio miracolo.
Ma Gesù dice: voi vi fermate semplicemente all'opera straordinaria. Un cieco vede, uno zoppo cammina, un sordo sente, un lebbroso viene mondato, un affamato viene sfamato. Ma questo è solo la superficie del fatto. Voi sapete cogliere l'evento straordinario, ma non sapete cogliere questo evento straordinario come segno, cioè come realtà che rimanda a qualche cosa di trascendente, di molto più grande. Ed è l'errore che facciamo ancora oggi. Non si va a Lourdes per cogliere un segno, ma solo per essere guariti. Uno è guarito, tutto contento, e buonanotte. E non ci chiediamo, e quel povero disgraziato che va a Lourdes, anche lui chiede di essere guarito e non viene guarito. Allora Dio è di una crudeltà senza fine, perché dice: a te sì, a te no. Ci siamo? Non ci riflettiamo mai al nostro concetto di miracolo. Il nostro concetto di miracolo è sbagliato. Perché il miracolo non sta nella guarigione. La guarigione è semplicemente un elemento indicativo che lì c'è qualche cosa che serve a tutti, non solo al beneficato o alla beneficata. Perché se il vero miracolo fosse solo la guarigione, io a questo punto non solo mi disnoterei dalla Chiesa Cattolica, ma non farei parte di nessuna religione, le perseguiterei tutte, perché presentano un Dio di una crudeltà infinita. Diventerei ateo professo, come lo ero tanti anni. Mentre invece Gesù dice che il miracolo è un segno, e il segno è sempre indicativo di qualche cosa. Nel miracolo, dunque, noi abbiamo un piccolo frammento di futuro. Proviamo infatti a riflettere. Noi viviamo in una storia che per natura sua è finitudine. La bella età della giovinezza non dura, finisce, diventiamo vecchi. La vita finisce, moriremo, tutti, nessuno escluso, non c'è un privilegiato. Una bella amicizia, se non viene coltivata, si affloscia. La salute ce l'hai, poi, prima o dopo, comincia a scricchiolare. La solitudine è un'esperienza che nessuno di noi sogna di fare, ma prima o dopo la fa. Perché? Per qualche equivoco stupido, non voluto da nessuno, i parenti ti abbandonano, gli amici ti lasciano solo, ti lasciano sola, e tu vivi dei periodi in cui la solitudine è l'unica tua compagna. Questo è esperienza di non completezza, di non armonia, di finitudine. Una volta avevi il corpo integro, poi ti rompi, ti aggiustano male, non vogliono riromperti per aggiustarti bene e hai una mano ciompa, come si suol dire dalle nostre parti. O hai una caviglia che non funziona bene, o hai un ginocchio che non è stato aggiustato come Cristo comanda. Sei in un'esperienza di limitatezza, non di armonia. Il mondo futuro, invece, non contiene questa limitatezza, non contiene questa finitudine. Ora, la malattia, la morte, la solitudine, l'imperfezione fanno parte di questo mondo. Mentre invece, fra virgolette, la salute, l'eternità, la bellezza, la serenità, la non preoccupazione fanno parte di un'altra realtà. Quest'altra realtà si fa presente nel miracolo, perché il miracolo è superamento della finitudine attuale. E allora capite che non è importante. Oddio, non si può trascurare il fatto di quel tizio sia il beneficiario di quel miracolo. Ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è che questa realtà che quella persona vive
è un anticipo per lui, ma anche per tutti gli altri che vedono che esiste l'altra realtà. Non è un sogno. Capite? Gesù parla così. Che è lo stesso criterio di Gioele. Gioele dice, vedete le cavallette, si fanno disastri, sì, poi però avete i campi più fecondi, sì, bene, questo è in breve, in piccolo, in una situazione limitata, una specie di goccia di futuro di quello che sarà il giorno di Dio. Esiste dunque nella storia la possibilità di sperimentare questo futuro che sarà un futuro determinante e continuo. Questa mentalità, ripeto, Gesù l'ha presa e l'ha dimostrata come mentalità vera. La prima dimostrazione è nei miracoli di Gesù. Secondo, quando Gesù parla dell'Eucaristia, fa lo stesso identico discorso. Noi purtroppo non ci pensiamo perché abbiamo tanto giansenismo ancora addosso. Per cui l'Eucaristia è fatta per i santi. Allora bisogna confessarsi prima di andare all'Eucaristia, bisogna essere perfetti prima di fare l'esperienza eucaristica. E nell'Eucaristia c'è anche una specie di sottolineatura di giansenismo. Signore, non son degno. Ecco l'agnello di Dio che colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno che tu entri, ma di una sola parola io sarò salvato. Guardate che questo, nel mondo antico questa espressione non c'è, è stata pescata in epoca tardiva. L'Eucaristia invece in bocca a Gesù è fatta per noi peccatori, perché è l'Eucaristia che ci migliora. Non è l'Eucaristia che ci trovi già migliorati. L'Eucaristia è un dono. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, e poi c'è un tempo presente e ha già adesso la vita eterna. Quella futura non è futura, è presente adesso, solo che è mescolata alla nostra finitudine. Ma questa realtà è già nostra. Non dobbiamo aspettare di morire per averla. Siamo già salvi. Paolo dirà nella prima lettera ai Corinti al capitolo 11, chi mangia e beve indegnamente il corpo e il sangue di Cristo, mangia e beve la propria condanna. Cosa vuol dire quell'indegnamento? I preti che ci hanno educato ci hanno detto chi mangia e beve l'Eucaristia con il peccato mortale. Paolo non aveva neanche in testa che cos'era il peccato mortale. Primo concetto di peccato mortale, così come lo abbiamo noi, compare nella prima epistola di Giovanni, siamo alla fine del primo secolo. Quando Paolo dice mangiare e bere indegnamente l'Eucaristia, significa mangiare e bere senza rendersi conto di ciò che si sta facendo. E l'Eucaristia per Paolo, che cos'è? È il dono totale che Gesù fa di se stesso agli altri. E Paolo dice, tu non puoi avvicinarti e vivere il momento eucaristico se dentro di te non c'è almeno in parte la stessa disponibilità di Cristo di essere a disposizione, per quanto ti è possibile, agli altri. Ed è proprio su questa linea che Paolo si incavolerà nero con le agapi, cioè con queste cene eucaristiche di Corinto. Perché dice, ricco arriva con le sue vettovaglie, il povero arriva con quasi niente. Il ricco va via ruttando perché è pieno di cibo fin qua, e il povero va via ruttando perché ha lo stomaco vuoto. E tutti e due venite a contatto con colui che si è donato agli altri.
come fate a entrare in contatto, a diventare una cosa sola con colui che è il dono, se voi, mentre celebrate questo, non siete capaci di essere donativi. Chi mangia e beve indegnamente firma la propria condanna. Capite qual è la logica di Paolo? Non è una logica moralistica, se è in peccato mortale non vuole. Ma è una logica di mimesis, di imitazione. Se tu e Cristo diventate una cosa sola, santo cielo, pensaci a quello che fai, perché non puoi diventare una cosa sola e poi assumere un atteggiamento mentale di vita che è completamente diverso. Se tu vivi bene l'Eucaristia, sei peccatore, va bene, vai lo stesso a comunicarti. Il Concilio di Trento, e lo ripeto all'infinito, che aveva capito molto bene queste cose, cioè che il sacramento è regalo di Dio a noi. Il sacramento non è qualche cosa che noi ci dobbiamo meritare. Il bambino piccolo non si merita il battesimo, è un dono che Dio gli fa. Dobbiamo solo renderci consapevoli di ciò che viviamo. La cresima non ce la meritiamo perché ci siamo preparati. La preparazione serve a renderci consapevoli. Il matrimonio non è una specie di debito che Dio salda con noi perché noi ci amiamo, no. È un regalo che Dio fa al nostro amore. L'estrema unzione non è una specie di gesto consolatorio per chi sta arrivando agli sgoccioli della propria vita. Ma l'estrema unzione è Dio che ti dona questo dato. Io prendo la tua morte come qualcosa di preziosissimo. Come è preziosa la morte di mio figlio in croce, così ritengo preziosa la tua. Questo è il dono che io ti faccio. Non è per me la morte di uno zero sociale, è la morte di mio figlio. Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia. Io voglio che questa tua morte sia preziosa per me. E quindi ti consacro. L'estrema unzione è una vera e propria consacrazione che si fa dell'atto del morire di quella persona. Gesù allora dice: l'esperienza che voi fate nell'Eucaristia è un anticipo di ciò che avrete sempre. È un percepire oggi nella finitudine il futuro. Quando Gesù parlerà della fine del mondo, e siamo al terzo esempio, poi facciamo pausa, un caffettino, ce lo meritiamo. E siccome non siamo tanti, bastano 10 minuti di pausa, perché poi alle 11 appunto chiudiamo. Il terzo grande momento è questo discorso che Gesù fa sulla fine, su un futuro che è distruzione, ma anche redenzione. Il più bel discorso escatologico di Gesù non lo troviamo in Marco, Marco è molto asciutto. Non lo troviamo in Matteo, che è un po' moralista, ma lo troviamo in Luca. Luca è quello che ha evidenziato meglio degli altri due quello che è veramente quel giorno, quella fine del mondo. Dice che è un giorno di giudizio per gli altri, non per noi. Noi non saremo giudicati in quel giorno, perché il giudizio che Dio farà su di noi è un giudizio redentivo, e cioè: tu sei dei miei, vieni qua. Ma sono indegno, vieni qua e basta. Questo è il giudizio che Dio farà. Cioè è una valutazione fra chi appartiene ai suoi e chi non appartiene ai suoi. Il criterio di giudizio che Dio adopererà per noi cristiani non è il criterio di giudizio che Dio adopererà per gli altri. Ci rendiamo conto di questo? No, non ci rendiamo conto. Saremmo un pizzichino più sereni di fronte alle cose. Invece siamo angosciati. Io vi darei per penitenza, se mi permettete la battuta conclusiva prima del caffè, vi darei per penitenza tutta questa quaresima di leggervi il discorso escatologico secondo Luca, parola per parola, 10 volte.
dove voi comprenderete che il giudizio che il figlio dell'uomo verrà a fare è un giudizio per noi cristiani, redentivo, non forense. Non viene ad emettere sentenze contro di noi. Gesù dice, quel giorno alzate il capo, perché la vostra salvezza è qui, è vicina a voi. Quindi non siete chiamati ad essere valutati, siete chiamati ad essere redenti, ad essere valutati saranno gli altri. Buon caffè, non leggetelo.